Cari seguaci di Araxan Channel, erano anni che non rileggevo Yu Yu degli Spettri o Yu Yu Hakusho scritto da Togashi. Ricordo che quando lo lessi ero rimasto male del finale. Infatti, anni fa, quando ne parlavo con i miei amici e quando anche ora parlo di Togashi, dico scherzosamente che tanto lui pensava e pensa che mi frega di Yu Yu, ho sposato Sailor Moon. Penso sappiate tutti che sua moglie è la grandissima Naoko Takeuchi. Essendo appunto rimasto male per il finale, non ho voluto comprare altri manga di Togashi, anche se, qualora dovesse terminare Hunter x Hunter, forse andrò a comprarmelo per leggerlo. Ma veniamo a Yu Yu degli Spettri. L'ultimo volume di Yu Yu è uscito nel 2002 quando avevo 18 anni. Rileggendo da capo l'intera opera dopo anni e comprendendo la pressione che ha subito Yoshiro Togashi per il suo manga, posso dire che, anche se la qualità dei disegni sono drasticamente calati e solo un negazionista direbbe il contrario, posso dire che mi ha meno deluso di quanto pensassi, o meglio dire ricordassi. In fin dei conti, crollano le barriere create dall'ignoranza tra mondo spettrale e mondo umano e i nostri eroi proseguono le loro avventure. O almeno così lascia intendere l'autore in quelle tavole semivuote, dopo averci fatto un quadro globale della situazione post-torneo del mondo degli spettri. Morale? Ho rivalutato positivamente questo shonen della mia tarda adolescenza, rileggendolo con una mente più aperta e matura. E per finire, leggete anche voi Yu Yu! Umorismo, mazzate e molto altro ancora in questo classico degli anni 90! Ciao!